Calunnia e falso, assolta l'ex sovrintendente del Tesea Rosalba Pambini. Assolta l'allora sovrintendente dei beni culturali di Siracusa Rosalba Pambini perché il fatto non costituisce reato. La quinta sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Marco Petrigni, ha assolto dall'accusa di calunnia e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il processo traeva origine dalla denuncia dell'11 settembre del 2018. La professoressa difesa dall'avvocato Nicola Condorelli, CAF del Coro di Catania, si è sempre dichiarata innocente e aveva sin dal primo momento confidato nella giustizia. Il processo era stato incardinato dopo la denuncia nel 2018 di una dipendente che, assistita dall'avvocato Davide Bruno, si era anche costituita parte civile nel processo. Questa sentenza di assoluzione, afferma l'avvocato Nicola Condorelli CAF, conferma e ribadisce la correttezza dell'operato dell'allora sovrintendente Pambini. Il giudice ha riservato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.